Allora, Gigi Roccari, che film è stato per te Lucania, visto che non sei di queste parti, ma che film è stato proprio da narratore? Lucania a terra, sangue e magia è una storia antica ambientata nel mondo moderno, è stato un viaggio di scoperta per tutti noi, perché abbiamo dovuto trovare le ragioni personali per far sì che questa storia diventasse una storia emozionante. È stata un'avventura di alta montagna, un viaggio a piedi nella terra lucana, una storia che affronta la morte del mondo contadino così come lo conosciamo, ma anche la sopravvivenza di un mondo magico che nei luoghi più lontani dal cemento, dall'asfalto, cioè dalla civiltà moderna, ancora sopravvive. Questa è la zona del Monte Pollino, dei pini loricati, le altitudini e i silenzi di una natura dominante. In questo viaggio di un padre e di una figlia, di un contadino che difende la propria terra dalla mano di chi la inquina e di una giovane prigioniera di un padre antico che in questo viaggio diventa donna, c'è un desiderio anche di ritrovare il pubblico, una storia di radici, una storia di appartenenza ad un territorio, ma anche quello che è stato definito, se volete, un western contemporaneo. Io ho avuto la fortuna di scrivere questo film in location. Giovanni mi ha mandato insieme a Carlo Longo più e più volte mentre cercavamo le location del film. Durante il periodo di scrittura è stato un viaggio durato 4 anni, quello della realizzazione di questo film, ed una buona battaglia, una battaglia produttiva per riuscire a realizzarlo, e una sfida quella di filmare in location impervie, lontano dalle città, lontano dai paesi. In questo viaggio abbiamo conosciuto le persone di quei territori e ne ho capito le urgenze, alcuni dei bisogni che era importante affrontare. Innanzitutto la tematica ambientale, che credo sia una delle grandi sfide che ci attendono, la difesa del nostro territorio e la natura. È stata un'avventura anche spirituale, in qualche modo, perché credo che vivendo intrappolati nelle città, gli alberi, le grandi foreste, i silenzi della natura siano una fonte di magica riflessione, e in questo ci è stato da guida Antonio Infantino, a cui abbiamo dedicato il film. Antonio è stato un musicista straordinario, dai Tarantolati di Tricarico a Vinicio Capossella, passando per le colonne sonore di Dario Fo. Antonio per me è stato una guida nel conoscere questo mondo. Lui sembrava avere 2000 anni, ma guardava anche le serie televisive americane, quindi Antonio che ci ha regalato una performance straordinaria nel cuore del film, e oltre alla colonna sonora. E poi Giovanni e Angela. Perfetto. Grazie a Gigi Roccati, che è una introduzione a 360 gradi, ma i 360 gradi sono di tutti quanti qui, evidentemente. Io innanzitutto, prima di sentire Gio, volentieri, anche per... dal punto di vista produttivo, sinteticamente qualcosa, ma soprattutto lanciando il film, perché il film adesso parte. Ci dai qualche indicazione, istruzioni per l'uso e poi parliamo con Gio. Allora, produttivamente, come tutti i piccoli film indipendenti, è stata una lotta faticosissima, nonostante avessimo avuto supporto dal Ministero, dal MIBAC, da Rai Cinema, ma non è mai abbastanza, Lucana Film Commission, Regione, però devo dire che lo spirito appassionato di tutti quanti ha reso possibile questo. Siamo stati anche molto fortunati perché il film, come vedrete, è girato quasi interamente in esterno, e il tempo, cioè, ha piovuto solo quando doveva piovere. Quindi, il copione lo prevedeva. Sì, devo dire, un territorio scoperto, cioè nel mio caso per la prima volta, fantastico, tutti disponibili, insomma, faticoso, però ne basta la pena. E adesso il film ha un suo cammino, brevemente. Sì, esce adesso in Lucania, questa sera ci sarà una proiezione speciale a Matera, e poi invece in sala sul territorio nazionale a partire dal 30 maggio, distribuito da 102 Distribution. Perfetto.